Martedì 13, insomma, se qualcuno è scaramantico, non è la giornata perfetta, ma in realtà è la giornata perfetta per un altro appuntamento di Zona Gol, come di consueto su Teleiride. Il martedì alle 21:20 torna il nostro programma dedicato al calcio dei dilettanti, dalla Serie D alla seconda categoria, un grande viaggio in compagnia mia, ormai insomma vi avevo annoiato, sono tanti anni che ci vediamo qua il martedì, in compagnia invece del freschissimo volto del nostro Niccolò Ghinassi. Ciao Niccolò. Freschissimo, non esageriamo. Vabbè, hai fatto le ore piccole e poi insomma oggi hai avuto un sacco di lavoro da fare in redazione. Sì. Comunque ben ritrovati a tutti e ciao Fabio. E ovviamente ciao a te Niccolò, e ovviamente una buona serata che va al presidente Grassina, Tommaso Zepponi, che è tornato a trovarci. Un grande piacere. Grazie, buonasera a tutti. Allora, con il presidente Zepponi ovviamente cominciamo subito. Posso anche chiamarti Tommaso? Certo, ci mancherebbe. Allora, lo chiameremo Tommaso per praticità, ma insomma il presidente Zepponi del Grassina, ovviamente parleremo del campionato d'eccellenza in maniera abbondante, è anche doveroso farlo perché insomma state veramente facendo una grande stagione e siete reduci da un fine settimana che poi ci racconterai. Intanto però ti facciamo vedere il meglio della settimana, almeno secondo noi di Zona Gol, cominciando proprio da il gradino numero uno del podio. Anzi no, intanto io guarderei la grafica di Sergio Ramos, che è sempre più decisivo allo scadere negli ultimi minuti, perché noi abbiniamo sempre un giocatore professionista al podio e questa settimana tocca appunto a Sergio Ramos. Comunque incredibile, ci ha preso davvero gusto ogni volta, sempre il 90esimo, è una cosa impressionante. Probabilmente Zidane vorrebbe che lo facesse un po' prima in modo da stare più tranquillo, ma penso anch'io, però va purtroppo bene anche così. Così l'importante è prendere i tre punti, dopo c'è più tempo per rifarlo. Esatto. Beh, in effetti è vero, è meglio. Il gradino numero uno del podio va al Grassina, perché è una settimana. Grazie. Da Grassina, poi ce la facciamo raccontare da te, quindi non anticipo niente. Al secondo gradino del podio c'è la rinascita del Barberino, perché il Barberino vince 3-0 in quest'ultima giornata e si porta più in alto in classifica, credo anche grazie al cambio di mister con Sezzatini, che Sezzatini che abbiamo avuto anche qui in studio insieme. Quindi gli abbiamo portato anche bene. Li abbiamo portato bene, si può dire, dai. E quindi sarà contento il nostro Sergio Sezzatini. Invece al terzo posto, ovviamente, un Arno straripante. Parliamo dell'Arno Laterina, Niccolò, giusto? Esattamente, Arno Laterina che vince 4-0 e si porta in prima posizione praticamente lì, nelle zone alte della classifica. Nelle zone altissime della classifica. Allora, noi facciamo una marcia indietro, andiamo al gradino numero uno del podio, perché questa è una settimana d'addio per il Grassina. E allora, insomma, presidente, ce la racconta un po' questa settimana, questo fine settimana? Ma questo fine settimana, diciamo, è stato perfetto, meglio di così non possiamo fare. Abbiamo iniziato sabato con il derby degli Juniores e abbiamo vinto 2-0. Abbiamo allungato in classifica sulla seconda, adesso abbiamo 8 punti in più. E niente, è stato bellissimo vedere il colpo d'occhio delle tribune dell'Asa del Popolo, perché era veramente tanto tempo che non si vedeva così tanta gente, e saranno state forse un pochino più di 300 persone, insomma. È stato un bello spettacolo, numero importante. E bella partita, combattuta, come tutti i derby lo sono. E sinceramente con i derby ho un bilancio non proprio positivo. Tieni conto, quindi. Non proprio positivo, quindi insomma sono doppiamente contento. E poi il giorno dopo, insomma, questa vittoria importantissima a Montevarchi, dove loro in casa non avevano mai perso, è la prima sconfitta. E è stata una partita equilibrata, penso, chiunque insomma l'abbia vista, potevamo vincere loro, forse un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però siete stati bravi magari a chiudervi anche dopo il vantaggio. Sì, poi devi avere anche un pizzico di fortuna, perché insomma è una realtà, certo, Montevarchi è una realtà importante, una piazza insomma che rispetto a Grassina, ecco,
magari può avere dice ambizioni un po', però alla fine il Gassin è lì a 5 punti ora come ora, dalla vetta, non crediamoci troppo, magari anche per scaramanzia, sì, però sì, però veramente realmente il nostro obiettivo quest'anno era di iniziare un progetto, quindi la salvezza, prendendoci chiaramente la salvezza. Abbiamo iniziato un progetto con una squadra veramente giovane, tanti parlano di squadra giovane, sento riempirsi un po' la bocca a tutti con questi giovani, ma poi se si va a vedere gli 11 titolari, proprio l'età media degli 11 titolari, ecco, sfido chiunque a trovare una squadra, forse c'è la Sestese, ma insomma più o meno... Anche per vocazione la Sestese storicamente è una squadra che punta sui giovani. Ha però... la fortuna di avere il settore giovanile, la Sestese noi purtroppo non abbiamo. Questo sarà un tuo grande progetto, sì, una tua ho grande ambizione. Dei progetti in mente, stiamo valutando, vabbè, non mi nascondo, il mio sogno più grande... sarebbe quello di poter fare un campo a Grassa alla Casa del Popolo e vedere se insomma c'è la possibilità poi di riniziare con la filiale tutti da bambini alla prima squadra, è il sogno più grande. Si guarda, si valutano anche altre situazioni, ecco. Ok, noi allora andiamo un attimo avanti, mettiamo un attimo in stand by il tema Grassina, che comunque riaffronteremo ovviamente insieme al presidente, perché abbiamo realizzato, anzi oggi il nostro Niccolò Ghinassi ha realizzato un contributo con Paolo Mangini. Ci spieghi un po'? Esattamente, Paolo Mangini, abbiamo fatto una telefonica con lui, è il nuovo presidente della Lega del CRT, della Lega Nazionale Dilettanti, sarà ufficializzato nella giornata di sabato con Fabio Bresci, che andrà alla vicepresidenza nazionale addirittura della Lega Nazionale Dilettanti, e noi abbiamo appunto fatto due domande a Paolo Mangini. Sì, io sono stato indicato e proposto prima di tutto dal presidente Bresci e dal consiglio direttivo uscente, questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione, ho ricoperto fino ad ora la carica di coordinatore regionale del settore giovanile. E il mio mandato, cioè la mia candidatura, si vuole porre in continuità con il programma e con gli obiettivi che il Comitato regionale, la Presidenza Brescia ha portato avanti in questi anni. Sono obiettivi molto larghi, molto diciamo articolati, e direi anche che hanno dato un vero servizio alle società, e io su questi obiettivi vorrei continuare, cercando poi, insieme al Consiglio, di implementarli laddove è ovviamente necessario implementarli. Io eredito, come si dice in questi casi, un'eredità pesante e di grande responsabilità, perché io penso agli ultimi due presidenti che mi hanno preceduto. Penso a Innocenzo Mazzini, che nel 1990, con il movimento Dilettanti 90, in qualche modo creò le basi di questo grande comitato. Le basi fatte sulla trasparenza, sull'ascolto, sul confronto. Innocenzo Mazzini fece questa grande rivoluzione, si può dire, la iniziò e poi mirabilmente è stata portata avanti da Fabio Bresci per 18 anni, come ripeto, 18 anni in cui tantissime iniziative che sono state fatte, tantissime decisioni prese, sono poi, le rivediamo anche come novità in altri comitati regionali della nostra nazione. Quindi questa è una novità pesante, ma spero che con l'aiuto del Consiglio, con l'aiuto della struttura e con l'aiuto delle società di poterla poi portare avanti e di, come dire, continuare su questa strada. E questo Paolo Mangini, dunque, il prossimo presidente del Comitato Regionale Toscano, fra l'altro insomma sabato, come abbiamo detto, allo Sheraton Hotel, anche se ormai non si chiama più Sheraton Hotel, ci sarà appunto l'assemblea in cui verrà ufficializzato di fatto Paolo Mangini come presidente del CRT. Parliamo anche un po' di Serie D, ovviamente... Come abbiamo detto, eccellenza, argomento principe per la giornata di oggi, data la presenza di Zepponi in studio, ma dobbiamo dare uno sguardo anche al girone D di Serie D. Cominciamo dalla classifica, anche perché ci sono delle novità di classifica, in particolar modo delle novità nella zona altissima di classifica. Nella zona altissima c'è un Delta Rovigo che è tornato molto in alto, con Reggese che è tornata prima, con Lentigione che è sceso secondo.
E c'è uno Scandicci che dopo una mezza illusione, diciamo, si è un po' calato e ha perso anche in questa giornata per 2-0 in casa col Fiorenzuola. Comunque occupa lo stesso sicuramente una buona posizione in questo girone. Girone che è chiuso poi dall'Adriese a 12 punti. E, mentre terzo ultimo è il Poggi Bonzi, che in questa giornata ha ceduto in casa per 2-0 la San Giovannese. Ecco, di questo girone di Serie D ovviamente Zeppone è interessato, perché già fai i compiti a casa per presto, la Serie D. È presto, lo so, non corriamo. Però insomma, di questa Serie D conosci diverse realtà, soprattutto lo Scandicci, anche per vicinanza geografica, io direi. Ma tante toscane, purtroppo direi io, un po' poche toscane in vetta alla classifica. Non le vedo, insomma, sono tutte da metà in giù, però è un campionato sicuramente difficile da affrontare. Però ancora nulla vedo, insomma, lo Scandicci sì, è vero, è un po' in flessione, però è sempre in una buona posizione, a metà classifica. La Rignanese è una realtà, insomma, neopromossa che sta facendo, conosco bene, hanno mantenuto più o meno il gruppo dell'anno scorso e secondo me stanno facendo davvero un gran lavoro, insomma. E poi vedo un po' San Donato un po' in difficoltà, la Collegiana è in ripresa, perché se non sbaglio la Collegiana fino a qualche domenica fa era ultima o penultima, sì, poi esatto. So che hanno fatto anche degli acquisti importanti ultimamente. Infatti, è un campionato duro, nella scorsa puntata, poi magari parliamo di mercato anche con te. Intanto certo. Però ti voglio far vedere 2 o 3 gol, quelli del girone di Serie D. Comincia a pensare qual è quello più bello della settimana, okay. Che poi ci dai il tuo voto. Va bene. Vince nel derby contro il Poggi Bonzi la San Giovannese, che supera 2-0 in trasferta i giallorossi. Il vantaggio del Marzocco arriva al 67esimo con il neo entrato Bucaletti, che ribadisce in rete una conclusione respinta dalla traversa avversaria. Il raddoppio poi è ad opera di Lischi, che dopo aver dato il via all'azione va a gonfiare la rete in scivolata. Sprofonda sotto i colpi della Pianese il San Donato Tavarnelle, che in casa è superato 4-1 dai bianconeri. Gli ospiti vanno avanti al 9° quando Tedesco si fa trovare pronto in mezzo all'area, mentre al 39esimo arriva il raddoppio del neo entrato Mella dopo un tiro rocambolesco. Il San Donato però non ci sta ed accorcia le distanze 5 minuti dopo con Collacchioni di testa su calcio d'angolo, ma nella ripresa cala il poker la Pianese con Sanashvili e Rinaldini che chiudono la partita. Rimedia la quinta sconfitta casalinga in questa stagione, infine lo Scandicci, che viene superato per 2-0 dal Fiorenzuola. Al 24esimo, dopo una ribattuta, è Lari a mandare avanti gli ospiti, mentre nel finale arriva il colpo del KO per i toscani, quando Buhalì, in contropiede, condanna i ragazzi di Breachi alla terza sconfitta consecutiva tra le mura amiche. Bene, abbiamo visto il treno gol del girone D di Serie D. Uno Scandicci, come si è sentito anche dal servizio, per il quale è arrivata addirittura la terza sconfitta di fila in casa, la quinta tra le mura amiche. Comunque Scandicci, che è una realtà che ci sta bene in questo girone, direi, non so cosa pensa il nostro ospite. Penso di sì, sono strutturati, insomma, per poterlo affrontare, un campionato di Serie D, insomma. Ripeto, hanno avuto un momento di flessione, ma insomma so che l'allenatore è un allenatore bravo, un direttore sportivo in gamba, e faranno sicuramente, certo, quadrato. All'inizio vedendoli anche sempre in prima posizione, magari si scalda un po' troppo l'ambiente da subito, forse. Non so. Però ora non credo che l'ambizione dello Scandicci da quest'anno fosse quella di, ecco, provare o a vincere, o io penso che l'obiettivo, l'obiettivo penso che fosse la salvezza, e siamo, insomma, sono messi bene, certo. Ecco, per l'obiettivo, dai. Ora alla come fine, ora, forse si erano illusi di un inizio importante, però ecco, hanno tutto il tempo magari anche di riprovarli, no? Sicuramente. Del genere. E dopo questa parentesi sul girone D di Serie D andiamo un attimo in pubblicità e torniamo dopo col girone E di Serie D. Thank you.
Lui. Eccoci tornati, ovviamente avete beccato anche un po' di dietro le quinte, fra l'altro dietro le quinte nel quale abbiamo anche corretto i risultati dell'eccellenza, girone B, perché giustamente il Presidente ci ha segnalato, ma come mi avete messo i risultati della settimana scorsa? C'era stato un piccolo problema nel Baco, ma l'abbiamo già risolto, potenti mesi di Teleiride in azione. Abbiamo visto prima i gol del girone B di Serie D, andiamo a vedere anche la classifica dell'altro girone, il girone E, ci interessa ovviamente per la presenza di diverse toscane. In particolar modo per la presenza del Gavorrano in vetta alla classifica, il Gavorrano di Vitaliano Bonuccelli, inseguito dal Savona e anche dalla Massese, che dobbiamo dirlo ha cambiato marcia rispetto a qualche mese fa. Anche se in questa uscita è arrivata insomma, la sconfitta interna contro il Sanremo, comunque una signore squadra anche il Sanremo, ci mancherebbe. Questo è un girone che vede molte squadre importanti, le stesse liguri sono squadre molto ben calibrate, però io devo dire che qui le toscane loro lo stanno facendo, cioè, sì, forse una Massese lì, il Gavorrano in prima posizione, Massese a 30 punti. Ma chi delude, è sempre il Grosseto. Esatto, e anche il Viareggio. E il Viareggio che insomma purtroppo l'ambiente ad ora è un po' quello che è e stanno chiaramente un po' arrancando, ma sono due squadre che sono abituate a ben altri... non palcoscenici, ma ben altre classifiche più che altro, diciamo. Soprattutto ad altri piazzamenti, sì, senza dubbio. Ci vediamo anche i gol, così esauriamo il capitolo Serie D e torniamo a parlare del campionato d'eccellenza per dar largo spazio al Grassia. Vince in trasferta lo scontro diretto con la Lavagnese e il Gavorrano e resta capolista del girone E di Serie D. A decidere la partita ci pensa il solito Brega, che al 45esimo realizza con freddezza e regala 3 punti agli ospiti.
Brutta sconfitta casalinga invece per il Grosseto, che cede per 3-1 in casa all'ex fanalino di coda Ghivizzano. L'avvio è shock per i maremmani, che subiscono l'1-2 di Meyer Russo, ma al 20° accorciano le distanze i grifoni con Loffredo, che si smarca bene in aria e di testa ribadisce in rete. Ma 9 minuti più tardi ci pensa Paccagnini, con la specialità di casa, a chiudere la partita sul 3-1 Ghivizzano. Supera in casa 2-0 il Montecatini, il Jolly, e sale al 10° posto in classifica. Il gol del vantaggio del Montemurlo arriva al 25°, quando Burato si inventa un destro letale dai 30 metri. Il gol del KO invece arriva allo scadere, al 92°, quando Zluri spedisce in rete un cross di Lombombo. Perde la vetta della classifica la Massese, che cede in casa per 2-0 al Sanremo. All'11° arriva subito la rete degli ospiti, che vanno avanti dagli sviluppi di un corner con Castellani. Sanremo che in seguito la chiude già nel primo tempo, trovando sul rigore il raddoppio con Cabeccia. Corsaro sul campo del Ponzacco, il Real forte Querceta. Le reti dei Forte Marmini arrivano al 35° ed al 75° con Falchini, Rapace davanti al portiere avversario, mentre il gol per i padroni di casa arriva allo scadere, quando Gomez sul rigore stabilisce l'1-2 finale. Brutta stangata infine per il Viareggio, che prende 5 gol in casa dal Savona. Al 29° è Murano a mandare in vantaggio i Liguri, mentre al 41° raddoppia Bojan, reputato in posizione regolare dal direttore di gara. Al 73° poi ci pensa sempre Murano a segnare il 3-0 per i bianco-blu, mentre tra 80° ed 82° arrivano anche i gol del 4 e 5-0 Savona, con prima Monticone e poi Fenati, che fanno sprofondare il Viareggio in quart'ultima posizione. Eccoci tornati in studio, abbiamo visto i gol del girone E di Serie D, abbiamo visto insieme la classifica. Niccolò, adesso però insomma, l'abbiamo detto, l'abbiamo annunciato, l'abbiamo ribadito, dobbiamo, come dire, martellare il presidente Zepponi di domande sul Grassina. E si farà. E si farà. Eccoci. E quindi comincio io, comincio appunto da una curiosità inerente questa stagione, anche in relazione a quella passata, perché insomma il Grassina ha cambiato tanto anche da un punto di vista dell'organigramma dalla passata stagione. Noi abbiamo adesso la possibilità di porti alcune domande. Allora, perché è nata l'esigenza di cambiare a Grassina, anche se alcune figure sono rimaste, ad esempio Colucci, che è ormai una Massimo storica bandiera Colucci, del direttore del Grassina. Generale Fabio è la persona fondamentale, insieme il tuo braccio a Morando destro. Sì, direttore generale si occupa un po' di tutto, ha un'esperienza, pensa che ha iniziato a fare il dirigente, mi scappa a ridere perché è una cosa che ora non esiste, a 16 anni, 15-16 anni già faceva il dirigente. Quindi ha un'esperienza, insomma, straordinaria. E Morando, che è il nostro tuttofare a livello di magazziniere, è una cosa fantastica Morando. E grazie a queste due persone il calcio va avanti a Grassina, perché Fabio, insomma, deve sapere che è molto difficile adesso trovare volontariato, trovare persone che ti danno insomma una mano, come era anni fa la squadra del paese, il calcio, insomma, cioè, avevano un supporto, cioè, da parte di tutta la cittadinanza, del paese, mentre adesso è molto difficile. Perché abbiamo cambiato tanto? E perché? Perché sono rimasto, insomma, un po' scottato dall'anno scorso e avevo proprio voglia di cambiare un po' tutto, cambiare, ma addirittura, per esempio, l'anno scorso facevamo 4 allenamenti alle 3, ecco, quest'anno ne facciamo 3 la sera. Alle 6. Quindi avete cambiato anche l'orario d'allenamento? Sì, perché ritengo ancora l'eccellenza una categoria, cioè non siamo a fare i professionisti, voglio dire, non. E poi ho voluto una squadra giovane. E come ci dicevi anche in precedenza, del resto. Sì, abbiamo investito molto, insomma, su ragazzi giovani, 96, 98, 97, cambiato direttore sportivo con l'avvento di Nicola Del Grosso, che devo dire che, insomma, mi sta piacendo, sta lavorando bene, soprattutto appunto con i giovani, perché anche gli juniores
stanno facendo benissimo, e un allenatore che penso insomma sia il numero uno in categoria. Una dichiarazione d'amore importante per il tuo allenatore questa. Sì, ma sono veramente convinto, soprattutto per la persona che mi sta dimostrando. Ma lo conoscevi già prima di essere allenatore del Grassi? No, tante persone me ne avevano parlato, mi sono voluto comunque fidare del direttore che appunto lo conosce, l'aveva a Scandicci per 2 anni, è un allenatore veramente preparato, veramente forse da categoria anche insomma più alte, che con i giovani sa lavorare. Io andai soltanto un paio di volte l'anno scorso a vedere i juniores nazionali dello Scandicci e già mi piacque questa organizzazione che infonde alla squadra, veramente è super preparato, la squadra è organizzata. Poi sicuramente avrà dei difetti anche lui, però ecco, al momento sinceramente mi sta piacendo e insomma speriamo di continuare così, di continuare così. E per quanto riguarda la prima squadra, cioè squadra giovane, per ora comunque sta ripagando, anche perché siete a 5 punti dalla vetta, ma le aspettative sono veramente quelle di vedere un Grassi in Serie D? L'ambizione c'è, no, non lo nascondo, però vorrei arrivarci facendo appunto un percorso e provando a riavere un settore giovanile, perché mi capisce, insomma, la Serie D ha dei costi importanti. Certo. E avendo un settore giovanile questi costi magari li puoi anche contenere facendo crescere i ragazzi in casa, no? E noi purtroppo non avendolo bisogna anche solo per fare gli juniores si va bisogna andare un pochino Cattolica, Olimpia, i migliori settori giovanili, certo. Però ci tocca insomma pagarli i giocatori, ecco, non è che ce li mentre regalano. Avendo un vivaio proprio anche sarebbe molto più ti permette, agibile insomma, anche la cosa di far crescere appunto i ragazzi con costi molto molto meno elevati. Senti, e invece ti chiedo se ogni tanto consulti anche la classifica di promozione, se ti interessa sapere che fine farà l'Antella di Alari, se pensi al botteghino del prossimo anno, se l'Antella allora, fosse l'eccellenza, un bel derby d'eccellenza. Me lo chiedono in tanti, me la fanno in tanti questa domanda. Te lo dico sinceramente, a me piacerebbe che l'Antella facesse il nostro stesso campionato, perché appunto già sabato, vedi sabato, è uno spettacolo vedere tutta quella gente in tribuna, quell'entusiasmo, quella, è una rivalità bellissima. E poi sottolineo che fra le società il rapporto è ottimo, non c'è assolutamente... È bella questa rivalità ed è giusto che ci sia, è storica e deve rimanere, però ecco il rapporto con la società Antella è molto buono. A me fanno sempre molto ride, no? Nel post della partita tra Antella e Grassi, ora è un po' che non la vediamo, ma io qualche derby me lo ricordo, i cartelli stradali, no? Con scritto Antella 2, Grassina 1 o viceversa, a seconda del punto geografico in cui uno si trova a scattare la foto per poi ricordare il risultato della settimana. Quello mi fa ridere. Sabato hanno usato invece i cartelli stradali, hanno usato il tabellone luminoso, ecco, delle sostituzioni, per l'appunto il rosso-verde, c'era un 2-1-0. Ovviamente sono stati simpatici, dai ragazzi, insomma, e poi, insomma sta abbastanza anche contenuto, naturalmente. Non abbiamo mica vinto il campionato, abbiamo vinto una partita. Ancora non abbiamo vinto il campionato. È una partita. Ancora no. Non me lo fa dire, via, okay. No, è lontano, manca un girone ancora, quindi insomma c'è tanto da fare e tanto da pedalare. Senti, stavamo guardando anche la classifica, con Niccolò ne abbiamo parlato anche poi durante la settimana, insomma ci confrontiamo un po' su quello che è l'andamento dei vari campionati. Ti chiedo anche da osservatore privilegiato, certo, qual è la tua sensazione su questo campionato? Ma secondo me questo campionato, vabbè, ha già insomma il suo vincitore che è l'Aquila Montevarchi, che è una società veramente insomma è una piazza importante, costruita per vincere e ha tutte insomma i mezzi per farlo. E vedo praticamente abbiamo giocato contro tutte le squadre, ci manca la Castiglionese domenica, e vedo comunque fra le prime posizioni bene la Sinalunga Lunghese e la Bucinese sicuramente arriverà nei playoff. Per quanto riguarda invece in fondo la Fortis Juventus, come si spiega questo scivolone?
Baccani Calderini, tuoi due ex. I miei due ex. Insomma, non è che li vedo molto bene, sinceramente. Hanno accusato forse un po' il colpo della brutta retrocessione dell'anno scorso. Che poi non mi ricordo la squadra che qualche anno fa, appunto, dalla Serie D, in due anni, perché quando retrocedi non è facile, rischi appunto. Quindi ancora hanno tutto il tempo, perché c'è un girone, la classifica anche nelle parti basse è molto, insomma, molto equilibrata. Però ecco, ora come ora sono in difficoltà evidente. Senti Nicolò, andiamo avanti perché vogliamo far vedere al Presidente, giusto per, come si dice, battere la lingua dove il dente duole, vogliamo farti vedere il servizio dell'inaugurazione del nuovo campo della Rufi. Eccoci. Sport e solidarietà insieme per l'inaugurazione del nuovo manto in erba artificiale a Rufina. Per l'occasione, che vede un importante intervento infrastrutturale per il capoluogo, sono stati donati circa 5.000 euro agli amici della Matrice Calcio, per non dimenticare il terribile sisma che ha toccato più volte negli scorsi mesi l'Italia centrale. Un'idea promossa dal vice sindaco Vito Maida, che ha parlato del nuovo impianto sportivo insieme alla delegazione della Matrice Calcio, rappresentata dall'allenatore Romeo Bucci, ospitata dalle realtà sportive del territorio. Un momento particolarmente difficile per i bilanci dei comuni, però noi abbiamo scommesso sull'impiantistica sportiva in generale. Questo impianto è un impianto a cui tengo a dire impatto zero, perché non c'è solo l'investimento del manto erboso, che noi abbiamo, come dire, un'opera pubblica importante realizzata tra l'altro in 100 giorni. È importantissimo, soprattutto nella situazione nostra, la solidarietà che c'è stata da parte del popolo italiano, ma soprattutto oggi, no, questa occasione, che questo gemellaggio, come hai detto bene prima, è importante, perché poi sono questi i valori che il calcio, sì, è lo sport, però poi a livello umano queste sono le cose che restano. Presenti dalla politica per il taglio del nastro, i sindaci locali e le deputate Elisa Simoni, insieme al presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, nelle vesti di delegato provinciale del CONI. Il fatto di riuscire a costruire in una città come Rufina un impianto d'avanguardia come questo dà il senso dell'importanza che l'amministrazione comunale ha saputo dedicare allo sport. Il tutto in modo molto razionale, con appalti fatti molto bene, senza la lievitazione dei costi, ma anzi con grande attenzione al risparmio. E abbiamo visto anche Eugenio Giani, che ovviamente era presente per l'inaugurazione del nuovo campo della Rufina. Bel campo. Uno spettacolo bello, bello davvero. Allora, bello, complimenti. Complimenti. Poi insomma, a breve il presidente Zepponi, insomma, ci darà novità anche sui suoi progetti per sì, il rinnovamento. Sì, sono sogni più che progetti di Grassina. Intanto l'abbiamo fatto un po' sognare ulteriormente. Vediamo anche le classifiche della promozione velocissimi, perché siamo in chiusura con, vabbè, qua l'Aglianese in testa, ci dicevi Tommaso. Secondo me l'Aglianese, ecco, veramente anche il prossimo anno sarà in eccellenza, sarà la squadra da battere, hanno una piazza anche loro un po' simile Montemarchi, insomma, anche come risorse economiche. Quindi non puoi essere in eccellenza il prossimo anno, perché sennò avrai un'altra rompiscatole. È un casino, te l'ho detto, ci va un po' d'anni, no? Ricordo l'Aglianese ancora in C2 con la Florenzia Viola. Ma pensa, con la Florenzia Viola, la prima partita era Florenzia Viola Montevarchi, c'era 35.000, lo sai chi era il capitano di Montevarchi? Chi era? Ci batte il nostro allenatore, Riccardo Rettini, pensa te. E quindi insomma, corsi e ricorsi storici. Stadio, l'avrò infamato anche di sicuro. Anche perché l'inizio della Florenzia Viola non fu proprio quelli scoppiettanti. Infatti. Andiamo a vedere anche il girone B, dove invece insomma la classifica è un pochino più corta, direi molto più corta, perché come puoi vedere Arno Laterina in testa, ma Audax Rufina 24, Asta 24, Antella 23, Cortona Lamucia, anche Cortona Lamucia, Subiana a 22, quindi tante squadre e in pochissimi punti. Qua davvero da fare complimenti all'Arno Laterina, ma l'abbiamo già fatti, e anche all'Antella, che sta facendo un buon campionato. Complimenti anche alla Rufina, che insomma si è beata anche del rinnovato manto erboso in erba artificiale. Andiamo anche in prima categoria e seconda categoria per concludere il nostro giro di campionati, con il Luco che
non vuole lasciare il primato e che appunto è saldamente capolista nel girone C. In seconda categoria invece c'è stata anche una bella vittoria dell'Africa in questa giornata, sottolinearla, bravo. E il Fiesole invece che mantiene il primato in seconda categoria. Occhio però all'Onda, che ha vinto 4-0 con il fanalino di coda Nuova Vigor Misericordia in questa settimana, si trova lì ad appena un punto di distanza. Io lo dico sempre, questa settimana ha vinto anche il mio Spartaco Banti Barberino, di cui sono grande tifoso, e insomma sono molto contento, perché da quando è arrivato Selzatini, come ci diceva anche il nostro Niccolò in apertura di trasmissione, è un po' cambiata marcia. Adesso al nostro presidente Zepponi facciamo vedere quello che noi abbiamo scelto come gol della settimana. Bene. Non male, il gol di Andrea. Chi ha segnato? Burato. Burato, del Jolly Montemurro. Di Jolly Montemurro. Ci può stare? Bellissimo, gran gol. Come gol della settimana direi che... Te lo segni questo gran Burato? Gol. Che ci possa stare. Dice che sei al Jolly... Ecco, bravo. È fuori budget. Beh, non si sa mai, eh. Si sa mai. Senti, ma di mercato non ci hai detto niente. Ma volendo. Di mercato non penso che faremo nessuna operazione. Abbiamo ceduto in prestito nel girone del Luco due giocatori, Guerrini e Cambi, uno a Greve e uno a Palazzolo. Quindi anche un campionato importante, perché in prima categoria. Sì, ma poi sono giovani, secondo me, interessanti, li seguiremo, sono nostri, li abbiamo mandati in prestito. E niente, come in arrivo non c'è nessuno, non credo che faremo operazioni in questa finestra di mercato. Ok, quindi squadra che rimane più o meno questa. Ma sinceramente siamo contenti di tutta la rosa e vorrei anche vedere, insomma, dai risultati. Quindi ci piacerebbe dare una continuità alla rosa che già abbiamo. Senti, invece noi tutte le settimane facciamo 11 nuovi acquisti per schierare in campo il nostro top 11, un po' l'hai anche intravisto mentre lo facevamo. Signori del Caldine in porta, nonostante i 3 gol subiti, ma insomma ha fatto davvero una buona prestazione il portiere del Caldine. Poi Magelli della Zenit Audax, Ceccherini della San Piero a Sieve e Stella del Grassina, anche se te l'ho messo... Stellino tu me l'ha messo un po' un po' troppo, se gioca lì va in difficoltà, è più da fascia. Dovevo mettere 3 difensori e dovrà stare attento a Simiele là davanti, perché è un altro che corre, quindi allora quella fascia lì non la bada nessuno, diciamo un po' così. Poi, super campo... offensiva, no, ha fatto una gran partita Lorenzo, e poi insomma è già 2 anni che sta facendo 90, è un classe 97, è il terzo anno da titolare in prima squadra, insomma è un ragazzo in crescita, 97. Veramente interessante, sì. Torniamo a vedere un attimo il centrocampo con Burato, Vestri e Agresti che completano insieme a Simiele di cui parlavamo, e poi tridente con Checchi dello Spartaco Banti Barberino, Brega del Gavorrano, anche qua grande bomber e grandi numeri, e Falchini del Real Forte Querceta. Falchini, doppietta per lui, che ha consentito al Real Forte Querceta di vincere in esterna contro il Ponzacco. Ci affronti quando? In settimana con questa squadra, noi contro voi, va bene? La faccio tutte le settimane sta battuta, la farò per tutto l'anno. Ci affronti con questa formazione? Quando vuoi. Va bene. Senti lì, ti lancio. Però come si fa, scusa? Bello tosto. Stella, per Stella esempio, si mette un tempo. Un tempo. Se no facciamo a FIFA, va bene uguale. A FIFA con i joystick meglio, forse è più facile. Forse è meglio. Grazie mille a Tommaso Zepponi. Grazie Zepponi, a voi, buona serata, grazie. Grazie mille anche ovviamente a Niccolò Ghinassi, mia grazie, parte Fabio. Sinistra del cuore, l'altra parte ce la metto io, e ovviamente speriamo di esservi risultati quantomeno simpatici, di avervi dato qualche notizia. Torniamo ovviamente martedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre qua, sempre Zona Gol. Arrivederci.